Tutto comincia da un libro, era il 1976, il libro è scritto da Robert Temple e in questo libro parla per la prima volta delle particolarità che un popolo piccolo nel cuore dell'Africa, i Dogon, avrebbero. Avrebbero delle incredibili conoscenze astronomiche, delle conoscenze che gli avrebbero fatto dire cose, per esempio, molto precise su Sirio, la stella più vicina alla Terra. Come può un antico popolo che, bene o male, ancora al tempo, all'età del ferro, conoscere esattamente dei particolari che l'uomo moderno ha scoperto solo molto di recente? Da dove arriva questa conoscenza? C'è solo un posto che può rispondere a queste nostre domande, la Terra dei Dogon. Ma tra poco, dopo la pubblicità. Mali, Africa occidentale, 450 chilometri più a sud di Timbuktu, la mitica regina delle sabbie. Qui, lungo una falda rocciosa lunga oltre un centinaio di chilometri, una vera e propria barriera naturale che è quasi impossibile scalare, un luogo in cui il tempo sembra essersi fermato. Qui si sono avventurate le telecamere di Voyager alla scoperta di un mistero vecchio più di 500 anni, il mistero dei Dogon. I Dogon sono uno dei popoli più studiati al mondo, non solo in Mali, ma nel mondo intero. E il loro fascino non è mai diminuito, nonostante sia così alto il numero degli etnologi che li hanno studiati. Un popolo antico, le cui tradizioni non sono state intaccate dall'arrivo delle religioni monoteiste e che tuttora rappresenta un vero rompicapo per gli etnologi. L'habitat actuel Dogon, les falaises. L'habitat della falesia è stato una sorta di rifugio per il popolo Dogon. E questo habitat li ha preservati non solo dalle intemperie, ma anche da facili attacchi. Ma l'habitat da solo non può aver preservato usi e costumi. Ci deve essere qualcos'altro. Le prime notizie raccolte attorno ai Dogon risalgono al 1932, quando un antropologo francese, Marcel Griol, quasi per caso, scopre l'esistenza di questo popolo nascosto e pubblica un libro contenente alcune conversazioni con un vecchio sacerdote, o come si dice in lingua locale, un Ogon. L'Ogon Ogo Temeli racconta a Marcel Griol qualcosa di sorprendente. I Dogon, ogni 60 anni, festeggiano il Sigi, una cerimonia i cui rituali sono gestiti da una società segreta e legata al culto della stella Sirio. Ogo Temeli, con un bastone, traccia alcuni segni sulla sabbia. Prima una forma ellittica, poi al suo interno altre forme, fino ad ottenere uno strano diagramma. Due simboli qui sono importanti. Questo, la stella Sirio, e l'ellisse che la circonda. Ogo Temeli spiega a Griol che Sirio non è una stella isolata. Per i Dogon, essa ha una gemella, una seconda stella invisibile ad occhio nudo, che percorre un'orbita ellittica intorno ad essa, un'orbita di esattamente 60 anni. Il Sigi sarebbe dunque la festa del completamento dell'orbita di questa seconda stella nascosta, che i sacerdoti chiamano Potolo, stella densa. La scienza scopre Sirio B solo nel 1862, quasi 500 anni dopo i Dogon, quando l'astronomo Graham Clark riesce a dimostrare che Sirio non è una stella singola, ma un sistema composto da due stelle. La stella che conosciamo è una seconda nascosta, una nana bianca, una stella di straordinaria densità.
Potolo la chiamano i Dogon, stella densa. Ma da dove arrivano queste conoscenze? Chi le ha fornite ai Dogon? Una prima spiegazione potrebbe essere legata al luogo di origine di questo popolo. E questo è il primo mistero. Non esiste infatti un'unica teoria sulla provenienza dei Dogon. Secondo gli etnologi, il popolo si sarebbe installato nella falesia attorno al XVI secolo, ma questa deduzione si basa sulle tracce materiali rinvenute in loco, tracce spesso largamente frammentarie.